del Salento, oggi siamo a Squilzano e siamo con Lara Carrozzo. Salve. Ciao Lara. Ciao. Lara Carrozzo è un'artista poliedrica, perché già da piccola ha iniziato a scrivere, aveva questa vena da scrittrice. È un'artista legata al teatro. E ecco, chi è Lara Carrozzo come donna? È una domanda semplice. Semplicissima. Ma è una donna sicuramente volitiva, con tante passioni, che però appunto far diventare sempre un oggetto. Mi piace non solo inventare, non fermarmi solo alle idee, ma quello che mi appassiona di più poi dopo, che la passione diventi progettualità e realizzare qualcosa non solo per me, ma anche per la società, il cosiddetto bene comune. E quindi non, Lara Carrozzo non si ferma alle idee, ma cerca di attuare, cerca di vivere i valori che ha. Certo. Ed è per questo che Lara Carrozzo si è impegnata anche nel sociale. Sì. Perché raccontaci questa tua storia a livello sociale e prima abbiamo parlato un attimino, mi hai raccontato quello che fai e ho visto una donna che è combattiva, che è veramente quando sente sua qualcosa, vuole, ci mette tutta se stessa per cercare di arrivare all'obiettivo. Ci vuoi raccontare di questa tua azione? Appunto, l'arte in sé è qualcosa anche di, se vogliamo, che viaggia su onde un po', no? Sotto certi aspetti creativi e razionali in certi momenti. E il sociale ci aiuta in questo, trasformare l'arte e la creatività in verità, in azione. Non che l'arte non sia verità, però dobbiamo anche realizzarla in termini di attuazione di un qualcosa che possa rappresentare un cambiamento, possa rappresentare una riflessione all'interno della società. Allora, progettare il sociale attraverso l'arte, la visceralità dell'arte, progettare per attuare qualcosa di concreto. In questo caso, quasi un paio di anni fa, ho pensato ad un progetto che andasse a toccare temi un po' delicati. Spesso si parla di violenza sulle donne. Io ho riflettuto a fondo, ho osservato, ho studiato tanto sulla questione e ho rilevato che non solo le donne, no, subiscono, ma anche gli uomini, solo che se ne parla poco. È vero che i casi, le statistiche portano i dati, sono esorbitanti i dati sulle donne, però ci sono tantissimi uomini che non parlano, che quindi con i quali io mi trovo a fare invece delle chiacchierate, soprattutto devo dire telefoniche, perché dirette è più complicato, e anche loro, come le donne, vogliono essere spesso estradati verso la luce, cioè l'uscita dalla violenza. Quindi perché io non l'ho detto, stiamo parlando di un'associazione? No, è un progetto. Di un progetto. Dal titolo Rete d'Azione Femminile e Maschile per dire no alla violenza sulle donne. Sulle donne soprattutto, ma Rete d'Azione Femminile e Maschile. Che cosa vuole fare questa rete? Cosa fa? Crea una sorta di relazione, comunicazione, collaborazione tra istituzioni e cittadini per creare appunto questa rete per sostenere, ascoltare, aiutare le tantissime donne e i tanti uomini che si trovano soli in situazioni di violenza di ogni genere. In tutto ciò, con un po' di critica,
criticità, criticità su come vengono affrontati questi temi dai mass media, dall'informazione generale, dalla comunicazione. Non è una critica, una vera critica ai giornalisti, anzi, un po' tutto ciò che concerne la comunicazione in ambito sociale che fa diventare le vittime, diventano poi il capro espiatore della società e le vittime diventano quasi carnefici poi proprio perché manca questo sostegno, questa rete umana e manca sia un sostegno sul piano delle istituzioni, sul piano umano, sul piano delle comunità, sul piano della parola proprio essere umano e manca umanità e oggi sembra un'utopia parlare di comunità. Ieri sono stata alla presentazione dell'enciclica del Papa, no? Che adesso si rifà proprio alla fratellanza francescana, all'unione, alla comunità in senso umano. Adesso quando ascoltavo parlare di integrazione delle differenze, di fratellanza, di amore, della trasmissione dell'amore per le persone, mi sembrava quasi un'utopia ad oggi, con le difficoltà di dialogo che ci sono enormi, con il parassitismo che c'è, l'omertà che regna e la paura del diverso, perché il violato diventa il diverso. E questo è un discorso che va combattuto, questo stile cronaca è uno stile che va combattuto, che va moderato e va sicuramente va imbastito un modo nuovo di comunicare su queste questioni, prima di tutto, perché tutto può essere positivo e propositivo, anche lì dove la parola violenza ci riporta solo a qualcosa di nero, negativo, buio. Quindi, se ho ben inteso, con il tuo progetto non vuoi soltanto invitare chi subisce violenza ad uscire da questa sfera così brutta, ma ecco, ti poni anche oltre l'individuo, quindi non solo invitare ad uscire, ma anche attraverso appunto una rete, così come l'hai chiamata te, e continuare a fare in modo che l'individuo, donna o uomo che sia, sia protetto e possa veramente vivere una nuova vita senza sentirsi abbandonato. Esatto, perché si diventa in sostanza dei rifugiati usciti dall'ambientazione dove si è stata esercitata la violenza, nella fattispecie magari nella violenza domestica tra moglie e marito, in una convivenza, ma dove c'è un matrimonio anche peggio perché c'è il contratto, c'è la legge, c'è l'istituzione e quindi bisogna fare i conti con tante cose. È chiaro che si diventa dei veri e propri rifugiati nella società e l'integrazione, la tanta agognata integrazione diventa veramente un fatto complicato, soprattutto quando poi ci si dovrebbe poi interrogare anche sui reali rapporti che esistono tra l'uomo e la donna, perché io credo che poi l'amore nella coppia, per esempio, sia sottomissione reciproca in senso positivo, cioè io mi sottometto a te perché ti amo, tu lo fai con me perché mi ami, dovrebbero essere questi i presupposti dell'amore. Questo concetto dovrebbe essere esteso alla società, alla comunità, per cui poi da qui è nato anche il concetto di un logo ad hoc, il titolo La donna e armonia, perché comunque la responsabilità piace un po' più darla alla donna, perché credo che poi noi alla fine siamo ad artefici della maternità, dell'amore, della cura, della bellezza.
Ma per me, voglio dire, la donna dovrebbe essere la matrice vera dell'amore. Poi è chiaro che tutto è discutibile, quello che diciamo. Sì, adesso tocchi uno dei punti che a mio avviso è molto importante nella società, come è strutturata, che due punti chiave, che è proprio il ruolo. Questi ruoli si sono un po' sbiaditi, se non proprio quasi annullati, no? E quindi è bello sentire dire che la donna è colei che dà la vita, è colei che si prende cura, no? Era questo il senso che si aveva sempre, si è avuto nella famiglia, no? In cui la donna aveva cura verso la prole, la educava, mentre il marito era più propenso al lavoro, no? Oggi questi ruoli un po' si sono intrecciati e sono sbiaditi e poi sono anche svaniti, e quindi tocchi, a mio avviso, un punto molto, molto importante. E riprendi, quindi prendi anche un ulteriore aspetto rispetto a quei due che appunto abbiamo detto prima, no? Abbiamo detto c'è la donna che deve dire basta e quindi deve uscire, c'è una rete che deve aiutare questa donna non solo nell'uscire dalla situazione, ma poi nell'accompagnamento, ma per fare in modo che tutto questo non avvenga, c'è bisogno di ritornare a chi siamo, ai nostri ruoli e quindi a quell'armonia di cui dicevi. L'origine, il concetto del rapporto tra uomo e donna è un concetto che non si rifà alla parità, non c'è un concetto che si rifà per me a un discorso di competizione. Vedo coppie addirittura in competizione l'una con l'altra. Questo veramente mi intristisce perché credo che se veramente ognuno di noi antropologicamente non si sente donna e l'altro non si sente veramente uomo nel suo ruolo, che non è un ruolo rigido né dispotico, è un ruolo assegnatoci alla nostra origine. Qualunque sia la vocazione con cui stiamo parlando, possa essere religiosa, ma parlo anche alla gente che non lo è, che ha delle ideologie differenti dalle mie, credo che basta riflettere un attimo sull'origine di tutto, della vita, dell'uomo e della donna, e credo che la nostra coscienza in questo modo si dovrebbe allargare molto, molto di più. Io non chiedo sensibilità, sensibilizziamo sull'argomento, non è questo, a me interessa rivalutare il pensiero umano su base anche razionale. Voglio arrivare al cuore, ma attraverso la coscienza. E quali sono gli strumenti che utilizzi per fare questo? L'arte è uno di questi, perché l'arte parla al cuore, ma sempre gli artisti sono scomodi per la società. Tant'è vero che faccio anche attività sindacale, sono segretaria regionale della CISL SACS, settore arte, cultura e spettacolo, per questo, perché salvaguardare proprio questa schiera, che è quella artistica, che è stata sempre maltrattata, tant'è vero, insomma, che professionalmente secondo molti non esistiamo, ed è una realtà anche questa che andrebbe rivalutata, perché l'arte è ispirazione, l'ispirazione è vita, l'ispirazione è realtà superiore, se vogliamo, l'ispirazione può esserci donata da Dio. E bisognerebbe rispettare un po' di più quello che proviene dall'anima, cioè l'arte, il canto, la danza, quindi le arti, le professioni, sono nobili in realtà da recuperare,
sono educative, più educative di qualunque lezione che si basi su una didattica normale, su una soluzione di insegnamento, diciamo così, schematico e con una metodica oramai sempre più rigida, quella del computer, di internet, tutte queste realtà interattive che sicuramente da una parte ci aiutano e ci connettono con tutto, ma la nostra anima, questo è il concetto. Grazie Lara. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti ci dici i prossimi appuntamenti, quali sono? Sì, io diciamo, voglio dire che questo progetto siamo qui a Squinzano ed è il quinto comune che, se tutto va bene, Covid permettendo, accoglierà il 18 novembre alle ore 19 presso i locali del laboratorio urbano per le politiche giovanili, via Cellino numero 77 Squinzano, accoglierà questa presentazione alla comunità di Squinzano del progetto. E, ovviamente saranno presenti le istituzioni, e ci saranno poi diversi relatori, io presenterò il progetto, ci sarà Emma Rizzo, la mamma di Noemi Durini, donna coraggio, amazzone, grande che combatto ogni giorno, il professore Don Salvatore Cipesse, che ci offre un punto di vista etico o morale sulla questione da rivalutare, e l'avvocato Barbara Rodio, che è una criminologa. Poi avremo ovviamente un po' di musica e un'esposizione a cura, la musica a cura di Zaira Buccione, e l'esposizione di quadri del pittore Oscar Derrigo, dell'esposizione di quadri sul tema, quindi andiamo un po' attraverso l'arte a rievocare le tematiche colpendo diciamo l'occhio che è tutto, l'occhio è la nostra anima, è il famoso fenomenologo Merleau-Ponty diceva questo, che diciamo, attraverso lo sguardo si manifesta la nostra spiritualità. Quindi credo che la pittura sia un'altra cosa da tenere molto presente come espressione della profondità dell'anima, dell'infinito, ma anche espressione dei cambiamenti. Perché l'arte ha sempre rappresentato tutto e va reintegrata. Grazie. E per il progetto che ho avviato, ho voluto mettere in mezzo la bellezza, no? Nel bel saletto, non tanto perché sotto l'aspetto puramente estetico, ma la bellezza come lo intendevano i greci, il calosso, giusto, il vero, il buono, in definitiva l'uno. E questo che durante questo incontro veramente hai trasmesso tanta bellezza. Però la domanda che faccio sempre, anche un po' bruciapelo, è: che cos'è per te la bellezza? Per me apri una porta che è già apertissima. Io vivo nella bellezza perché per me la vita è esteticamente stupenda, la vita, la conoscenza dell'animo umano, la persona. E voglio dire una cosa, la violenza non è brutta, la violenza è l'altra faccia di una bellezza da conoscere quando questa bellezza è stata violata, per cui la bellezza è tutto. Grazie. Grazie di cuore. Grazie alla rivista, al sito, a quello che fai e continuerai sicuramente a fare. Grazie. Ci sentiamo presto per un'altra intervista, perché veramente hai tanto da trasmettere, e quindi
Sicuramente, io sono sicuro che ci rivedremo. Grazie. Grazie davvero.